Atura FM. Azzurri in campo. Azzurri in campo. Radio cronaca in diretta della partita del Novara Calcio. Cominciata da qualche istante qui al Silvio Piola. Commovente l'applauso del Silvio Piola nel minuto di silenzio dedicato a Rita Fossaceca, la dottoressa del Maggiore, scomparsa in circostanze terribili. Sono atti incomprensibili, però l'affetto del pubblico non è stato bellissimo. Sì. Dai 30 metri inizia per Marmarella. Marmarella, il cross sul primo palo, la girata traversa, clamorosa traversa colpita, se non sbaglio, da Padovan. Gonzalez si gira bene, Gonzalez trattenuto, reazione di Gonzalez che rischia, espulso. No. Gonzalez espulso, Gonzalez no, è ammonito l'altro giocatore, incredibile. No. Ha dato praticamente una carezza, sì, il gesto c'è stato, però non so, il protagonista dell'episodio è stato Bacinovic, non Marino, che è stato ammonito a sua volta. È stato ammonito, certo. Ricordiamo un po' il regolamento adesso. Pablo era in diffida, quindi un'espulsione così comporterà minimo 2 giornate di squalifica, sì. E quando tornerà in diffida. Attenzione, fallo di mano e ammonizione ed espulsione. Rosso, 10 rosso, 10. Ammonito ed espulso. Bene, questa è una buona notizia. Ammonito ed espulso Bacinovic, che era il protagonista della sceneggiata, diciamolo, sì, pure nei confronti di Gonzalez. E questa, se non è compensazione, bravo, ditemi che cos'è. No, ti volevo perché dire la stessa cosa, è un fallo ridicolo, non vedeva l'ora per sistemare un po' le cose. Altro episodio che può essere decisivo della partita. Altro episodio che abbassa il voto di Lutz, senz'altro. Ed è il fischio arbitrale. È come se avessimo segnato un gol. No, esatto. dicevo solo che, esatto, se il Luzzi arbitra in B può arrivarci persino Massimo Barbero se inizia ad arbitrare oggi. Faranno no. Infatti il mio amico presidente della sezione arbitri ha detto, però tu non ci sei arrivato. Poi Galabinov perde palla, c'era forse fallo in corridoio, attenzione Rodriguez, e l'ha fatto proprio lui. Sta sicuramente, c'è solo una persona a cui può dedicare questo gol, è la cara mamma che ha perso in cielo, sì, e gli occhi vanno al cielo per Rodrigo Rodriguez. Venerdì nel collegamento con Moira avevo ricordato quando i fratelli Scienza persero la mano, la domenica si presentarono regolarmente in campo, segnarono tutte e due e per tutte e due furono lacrime di commozione. Piccolo prende l'area di rigore, pallone dietro, toccato, palla arriva, pareggio del Lanciano. Fortunatissimi, sì, i frentani. Sfortuna in questo caso davvero. Padovan ha segnato il rimpallo. Padovan. Minuto 19, pareggio del Lanciano con Padovan. Galabino che lotta, si alza il campanile, va a saltare ancora Faragò, la mette dentro. Tocco la parte di Corazza, è spaccata con la punta e del c'è piede. La parata di Casadei. Corazza, che stiamo chiamando al gol a momenti, ci fa saltare di gioia. Forza Coracora, forza che lo fai Coracora. Altra partita fantastica di Paolo Faragò, non so trovare aggettivi. Parte Viola, pallone dentro l'area, traversa di gol! Paolino Faragò! Ai tutti i suoi amici, ai tanti amici di Faragò, uno in particolare, ciao, quanto ti saluto. Minuto 31, il Novara l'ha messa di nuovo avanti, ha segnato capitan presente e noi ci fermiamo per overdose di emozioni, 30 secondi e poi ritorniamo fra poco. Azzurra FM. Azzurra. Gol! Fantastico, 3-1! E quando vede la porta Galagol non ci lascia pregare. E intanto ne ha fatti 5, ragazzi. Ha scaricato di destro. Se vinciamo questa partita con tutti 6 punti valgono. Bravo, con tutti i risvolti che ha avuto, davvero vuol dire che siamo in una di quelle annate.
Forza ragazzi, non distraiamoci, attenzione, può uscire il pallone cacciato ancora da Paolino, da Galabinov, palla dietro il portiere. Vai Simone, vai! Ancora, forza ancora Cora che ci arrivi, Galabinov non arriva sulla palla, stavamo per fare il quarto con i nostri attaccanti, deve segnare Corazza adesso, è il momento, è il giorno di Corazza, recupera Viola il pallone, lo tiene lì la Veronica, la Veronica, il cambio di lato, Galabinov che entra in aria, c'è Corazza, no, fuori gioco, fuori gioco di Galabinov, ma cosa mi ha fatto, stupendo. Ero troppo esaltato dal hai ragione Marco, non si possono fermare giocate così, non si possono fermare giocate così, la Veronica sulla testa di Piccolo che poi è rimasto disarmato, l'hai visto, si è fermato e ha detto no, cosa mi ha fatto, no, e poi pazzesco. Il cambio di lato col contagiri, no, è veramente bellissimo, con Galabino che aveva controllato e mandato in porta Corazza, io avevo già visto il gol di Coracore e esultavo. Imbucata, posizione regolare, no. Da Costa aveva parato anche questa, signori, il merendero si è messo davanti a Piccolo, ha detto ma dove vai, sei anche Piccolo, dove vai, vai a casa che viene tardi. Grande parata di Da Costa anche a gioco fermo di questo assistente universitario prestato al calcio erroneamente. Io lo vedo più impiegato del catasto. No, monumentale la io partita, dico assistente universitario perché parlando quattro lingue, ah, insomma spettacolo. Su Galabinov e su Viola, lo scarico che funziona, entra dentro l'area, Corazza, gol! Eccolo Coracora! Ed eccolo Coracora! L'abbiamo chiamato e visto! E si alzano tutti dalla panchina, il primo a correre è Felice Evacuo! Se questo non è un gruppo! Se questo non è un gruppo, signori! Ecco, questa sarà una vittoria che farà veramente bene al gruppo, perché vanno a segnare i due che ancora non avevano segnato, e trovare un gol nella stessa partita sia Rodriguez che Corazza significa tantissimo, è una risposta fantastica, loro ci vengono a dire state tranquilli, non siamo Gonzalez dipendenti. Che partita ragazze, che partita, non ho più voce, non ce la farò e adesso più. Entra Evacuo ed entra il capitano che ha fatto uno scatto, non l'ho mai visto correre così neanche in campo, è voluto andare lui ad abbracciare Corazza. 44esimo sul cronometro, siamo all'Accademia Novara signori e bisognerebbe alzarsi in piedi ad applaudire, lo faremo perché entra il capitano ed esce sfiancato Galagol che ricambia l'applauso, finalmente contento. Beh, lui non sorride perché è una sua postura. È una sua postura, sono d'accordo. Forse non ha i muscoli. È fatto così. Però... non ha i muscoli facciali. E intanto ha fatto 5 gol. Però è un altro Galabino. È un altro Galabino. È un Galabino tranquillo, sereno, che gioca per la squadra. Il 5 a Baroni. L'abbraccio col secondo. Sono la testimonianza di un giocatore ritrovato mentalmente. E intanto Baroni da ex si toglie un'altra soddisfazione, insomma. Alla faccia che soddisfazione. Eh sì. Baroni, signori! Baroni, è lui che dice calma! Siamo arrivati al Baroni. Comunque Marco, una cosa, dobbiamo trovare un aggettivo a questo allenatore, perché... A me Camomillo mi piace. Però dobbiamo farglielo sapere, per Baroni. A me Camomillo va benissimo. Piace. Va bene. Perché Camomillo è il cavalier tranquillo. È bravo, sono d'accordo. Rispecchia il suo equilibrio, no? Il suo discorso non è sempre quello dell'equilibrio, del guardare le cose con equilibrio, cosa peraltro difficilissima da farsi. Certo, è una dote. Ma è una grande dote. E abbiamo sentito un Baroni, ma un po' di merito al presidente Massimo De Salvo e al lavoro di tempo. Scusa, al presidente Massimo De Salvo una statua equestre in Piazza Marti. Perché tutto questo è arrivato al fischio finale, signori. Non ci sono parole, non ci sono aggettivi. Un Novara
con gli attributi quadrati, non so quanti centimetri cubici, batte un Lanciano che a un certo punto Paolino aveva detto ci metteva anche un po' di paura, di timore, in una gara dai 10 volti. Quando vinci una partita 4-1 così, per come si era messa, per gli episodi che si sono verificati, e poi finisce e vinci 4-1, questo è un bel segnale. Azzurri in campo, Azzurri in campo. Radio cronaca in diretta della partita del Novara Calcio.